con una nuova nail art molto dolce, molto golosa. Come vedete, c'è già una French super coloratissima che ho già realizzato ed è una nail art dedicata ai cupcake, quei deliziosi dolcetti appunto della tradizione americana. Per prima cosa, ho realizzato appunto questa French con diversi smalti, come vedete, sui toni del rosa, viola, verde. Vado adesso a realizzare appunto questa French sull'anulare, una French di abbastanza grossa. Ora, con un dotter e uno smalto bianco, vado a realizzare quindi il pasticcino, quindi la parte bianca, e andrò a realizzare una specie di cosa molto molto spumosa che finisce appunto con la punta, dove poi aggiungeremo la nostra ciliegina rossa. Ecco. Deve venire così. A questo punto andiamo, finché si asciuga, a creare delle righe di colore diverso. Vado a fare queste linee sempre aiutandomi con un dotter e non utilizzando tantissimo prodotto e in questo modo. Questo è il mio cupcake, ovviamente non è finita qui. E adesso vado a fare lo stesso sulle altre dita. Ecco qui il risultato dopo aver fatto le righette. Ho già, come vedete, aggiunto dei puntini colorati nella parte bianca e l'ho realizzato appunto depositando una serie di colori, tutti diversi, in questa carta stagnola e poi utilizzando il mio dotterino, questo ovviamente di Essence, vado a prelevare del prodotto in questo modo e poi vado semplicemente a fare questi puntini su queste tortine. È veramente una nail art divertente, colorata e anche facile da realizzare. E il risultato è veramente bello bello. E continuiamo così fino a che ci piace il risultato. Ed ecco il risultato. Adesso non ci resta che realizzare la nostra ciliegina. Quindi vado ad utilizzare questo smalto di Essence, è un rosso un po' perlato luminoso e questo è il 47 Ready to Go. Sempre aiutandomi con il dotter vado a realizzare la mia ciliegina. Ed ecco i nostri cupcake pronti. Spero veramente che questa nail art vi sia piaciuta. Fatemi sapere in un commentino se la realizzerete. E io, come sempre, vi mando un grandissimo bacio. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi lascio con le foto. Ciao!